solennità del corpo e sangue di Gesù. È un mistero grande. Sempre di fronte a questo mistero non posso fare altro che piegare le mie ginocchia. Sì, mettermi in adorazione. Ci voleva una fantasia di Dio. Lui che è l'Altissimo, Lui che è l'Infinito, Lui che è l'Assoluto, Lui che è il principio di tutte le cose, per amore farsi piccolo, piccolo, piccolo. Un pezzetto di pane, una goccia di vino. Sì, prigioniero di questo segno materiale, per dire all'uomo, io con te, sempre, tu con me, sempre. L'Eucaristia è il mistero della comunione. Quando due persone si vogliono bene, abbiamo fatto tutti in qualche modo esperienza di amore nelle nostre famiglie. Io lo vedo qui anche in ospedale, quando c'è un elemento in una famiglia che sta male, tutta la famiglia converge. E questo è proprio il segno della vicinanza, del cuore, dell'amore. Quando c'è l'amore si sente il bisogno della vicinanza. Ora Gesù è l'amore, Dio è l'amore. E allora questo Gesù per amore, solo per amore, fa questo atto di fantasia infinita, realizza questo mistero. Prima di morire, l'Evangelista disse, li amò sino alla fine. L'Evangelista presenta proprio quel gesto che stava per compiere Gesù, proprio come un gesto di amore. Li amò sino alla fine. Si fece servo, lavò i piedi dei discepoli, diede se stesso, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, per voi, e remissione dei peccati, per un'alleanza eterna. E poi dice, fate questo in mia memoria. Ossia, ricordatemi in questo modo. Ogni volta che voi mi ricorderete in questo modo, anche voi vi ricorderete di una cosa, che dovete farvi anche voi pane, pane che si spezza e si dona, bevanda che si effonde, che abbevera, che disseta, che dà vita. Noi abbiamo una pedagogia stupenda, la pedagogia della Santa Messa. Questo è il messaggio che ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia, noi ricordiamo, noi proponiamo la pedagogia del farsi pane che si spezza e si dona, la pedagogia del farsi bevanda che disseta. Fate questo in mia memoria. L'Eucaristia è memoria, è ricordo. L'Eucaristia permette che anche dopo 2000 anni dalla vicenda di Cristo, Cristo è reso contemporaneo a noi quando noi facciamo memoria di Lui. È Cristo presente in mezzo a noi che dice a noi, prendete, mangiate, prendete, bevete, insiste con questa ripetizione di verbi, fate voi quello che io ho fatto. Ecco, ricordatemi così, io voglio essere ricordato così. E ogni volta che noi facciamo memoria, si realizza quello che si è realizzato sulla croce, Gesù si offre al Padre per i peccati degli uomini. L'aspetto sacrificale dell'Eucaristia, questo è il mio corpo offerto in sacrificio, questo è il mio sangue sparso per voi, questo sacrificio è in remissione dei peccati, dei miei peccati, dei nostri peccati. Ma ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia si realizza anche un mistero di comunione. Noi pensiamo subito alla comunione come il momento in cui noi riceviamo Gesù nel nostro cuore, sulla nostra lingua. Ma la comunione è qualcosa di molto, molto, molto più vasto. È l'intimità profonda tra persone che si realizza tra noi e il Signore. È l'intimità profonda che si realizza tra di noi, la comunione tra di noi, che non può essere scissa dalla comunione
con Gesù, la comunione con il Padre, con lo Spirito Santo, la comunione trinitaria, ma anche la comunione con il mondo tutto. Ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia non siamo semplicemente noi che celebriamo in un modo intimistico, ma in quel momento noi siamo voce del mondo che celebra, sì, questa vocazione comunionale del mondo. Dio è comunione di persone, abbiamo detto domenica scorsa, il giorno della Santissima Trinità. Ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia celebriamo proprio questa comunione del mondo, in Gesù, con Gesù. Non per nulla il Vangelo di Luca ci ha presentato quest'oggi il momento quando Gesù ha moltiplicato i pani dei pesci. Date voi stessi da mangiare. Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci. Fateli sedere. Gesù non si preoccupa. Presi 5 pani e 2 pesci, levati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò, li diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla. È stato un gesto, quello di Gesù, che è estremamente indicativo per noi. Noi abbiamo anche poco nella vita, soprattutto in questo momento di crisi, ma quel poco che noi abbiamo lo dobbiamo benedire. E dopo averlo benedetto lo dobbiamo spezzare. Quel poco che noi abbiamo, sì, lo dobbiamo spezzare, lo dobbiamo donare, dividere con gli altri. Ecco la solidarietà. Gesù ha dato 5 pani e 2 pesci. Forse noi possiamo dare anche più di 5 pani e 2 pesci. Quello che è importante è percepire quello che noi abbiamo nel suo valore, nella sua ricchezza. È qualcosa di prezioso quello che noi abbiamo. E quello che noi abbiamo è capace di compiere miracoli se noi benediciamo, gioiamo, spezziamo, condividiamo. Oh Signore, grazie per il grande insegnamento che quest'oggi Tu ci hai regalato. Ancora una volta vogliamo piegare le nostre ginocchia e adorare questo mistero grande. È il mistero della Tua vita, è il mistero della nostra vita, nascosto in questo mistero immenso, che è il mistero divino, mistero umano. Amen, amen, amen.